Salve, sono Federico Etro, professore di economia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Vi parlerò di crescita e dei fattori che la determinano: accumulazioni di capitale, concorrenza, politiche di governi e istituzioni. Prima di illustrarvi i diversi fattori, voglio raccontarvi qualcosa sulla crescita a livello internazionale. L'anno scorso il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto di circa l'8%. E pensate che c'è almeno un centinaio di altri paesi in via di sviluppo che sono cresciuti a ritmi superiori al 3%, mentre i paesi occidentali sono cresciuti a tassi inferiori, per esempio gli Stati Uniti attorno al 2% e l'Italia è arretrata del 2%. Ma quali sono i fattori che determinano queste differenze nella crescita? In principio è l'accumulazione di capitale, un processo quasi automatico dello sviluppo. È nato con la rivoluzione industriale inglese e poi è stato esportato in tutto il mondo e ha permesso di costruire i macchinari e le infrastrutture che il paese usa per produrre. L'accumulazione di capitale spiega solo in parte la crescita. Possiamo individuare tre fattori primari e sono tutti legati alla concorrenza. Liberalizzazioni. Eliminare barriere all'entrata e dare maggiore flessibilità al mercato del lavoro promuovono la creazione di nuove imprese, nuovi beni di consumo e nuova occupazione. Secondo, l'innovazione. Pensiamo a cosa succede negli Stati Uniti, un paese in cui nuove idee vincenti si concretizzano spesso in nuove opportunità. Infine, l'apertura al commercio col resto del mondo. La stessa storia ci offre l'esempio di piccole città che si sono proprio sviluppate grazie alle esportazioni. Pensiamo a Venezia nel Medioevo, Amsterdam nel 600 e ai giorni nostri Singapore. Ma ci sono anche altri fattori che alimentano la crescita. Questi hanno a che vedere con le politiche dei governi. L'istruzione. La formazione del cosiddetto capitale umano è il miglior investimento che un paese possa fare per garantirsi un futuro. La spesa pubblica in servizi e infrastrutture. È molto importante per accrescere il benessere di un paese, ma se per mantenerla si raggiungono eccessivi livelli di pressione fiscale, si rischia di deprimere consumi e investimenti. Da ultimo ci sono i fattori legati alle istituzioni e all'organizzazione sociale. Il funzionamento della giustizia e della macchina burocratica, la fiducia sociale tra i cittadini e altre regole sociali non scritte sono fondamentali. Questi sono i fattori però più difficili da cambiare, ma con l'impegno di tutti possiamo sconfiggere la crisi e liberare la crescita. La crescita e l'ignoranza non vanno d'accordo.